Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di questa piccola videocamera per la videosorveglianza per interni. Una videocamera che mi sta dando notevoli soddisfazioni. La posseggo ormai da 8 mesi e vi posso garantire che funziona benissimo. Tramite la propria applicazione che si può installare sullo smartphone o anche sul computer, potremmo utilizzare questa videocamera per scattare foto oppure registrare audio in HD, quindi di buona risoluzione. In più, tramite la propria applicazione possiamo decidere in che orari far partire sia la registrazione che l'audio, oppure possiamo anche dirgli di partire la registrazione o di scattare foto solamente quando c'è un movimento nella sala. La vera particolarità poi di questa videocamera qual è? È che si può interagire direttamente, quindi cosa vuol dire? Che in diretta si può sia ascoltare l'audio che anche parlare, quindi tramite dei messaggi che si mandano con la propria applicazione si può anche interagire con quello che succede nella sala. In più, tramite sempre l'applicazione si possono programmare degli scenari, ogni giorno creare degli scenari diversi. Con questi scenari cosa si può fare? Si può dirgli di registrare i video in determinati orari oppure sempre in fasce diverse di orari. Se c'è un movimento nella sala può scattare foto, può suonare una sirena, una piccola sirena che c'è nello speaker o sempre far partire dei video. Si possono collegare diverse videocamere. Oggi vedremo come se ne collega una, perché chiaramente io ne ho una soltanto che è posta nella sala, che fa sia sala che cucina. Quindi adesso cosa facciamo? Prima cosa vi farò vedere cosa c'è contenuta nella scatola e in più dopo daremo un'occhiata a come si chiama l'applicazione. Questa è la scatola, qui trovate il logo col nome del produttore, che è il Rikam. Io l'ho comprata dalla Cina, come vi dicevo, l'ho pagata 24 euro. Ho notato che adesso c'è anche un importatore italiano che si chiama Sri Italia, lo trovate su Amazon. Con 4 euro in più potete avere anche 2 anni di garanzia. Comunque, questo è quello che c'è contenuto nella scatola. Le istruzioni, che non mi sono servite perché l'applicazione è molto semplice da usare, è molto intuitiva, trova direttamente lei sia il wifi che anche si accoppia facilmente con il telefonino. Poi troviamo un bellissimo cavo, perché guardate com'è lungo, è lunghissimo, è comodissimo, un cavo micro USB. Ha anche la presa a 90 gradi, comodissima per la videocamera. Un caricabatterie europeo da 1,5 ampere, 4 tasselli e 4 viti se volete fissare la videocamera a parete o contro un mobile. Questa è una presa USB, una presa per una SIM. Questa serve qua dietro. Come vedete c'è un puntino, è praticamente la prima volta che dobbiamo connettere la videocamera. Appena attaccheremo il cavo della corrente bisogna premere qua per 5 secondi, sentiremo un rumore, quindi la videocamera si resetta e troverà direttamente da sola il wifi. In più qui, come vedete, c'è la presa per collegare la corrente e dov'è che è? Qui c'è la presa per inserire la micro SD, perché può registrare sia l'applicazione se connessa al computer che anche una micro SD, supporta micro SD fino a 128 giga. Come vedete la videocamera si può anche svitare e togliere dal proprio supporto se si vuole usare senza supporto. La videocamera gira a 180 gradi. Il supporto qua si smonta, si può fissare sia a parete o contro un mobile. Quindi si può mettere anche storta così, fissata contro il muro, oppure si può anche lasciare così. Il basamento è molto pesante rispetto alla videocamera, così come si dice, non ci saranno problemi che cada. Come vedete qui in alto c'è posto il sensore di movimento, qui in basso lo speaker, poi ora non si vedono qua, comunque il sensore di movimento funziona anche di notte. Si accenderanno 6 LED IR e cosa succede? Che di sera anche con il buio la videocamera funziona in maniera perfetta. Ho notato che i video e le foto escono di qualità molto buona. L'unico problema è che i video saranno fatti in bianco e nero. Comunque dopo vi farò vedere.
Come vedete, questa è l'applicazione, si chiama Asricam. Ora la facciamo partire. Ora faremo partire la registrazione. Questa è l'applicazione. Qua troveremo i settaggi principali che ci servono. Come vedete adesso il filmato è al contrario perché in base a come si monta la videocamera ci sarà il filmato sarà girato come si dice a 90 gradi, si può girare a 90 gradi. Allora, qui vediamo che io ho impostato lo zoom, si può decidere se fare i video con lo zoom o senza, quindi vedete se io voglio posso anche zoomare l'immagine. Si può anche togliere questo e lascerà un video come si chiama di default. Qui si può sia far partire la registrazione in qualsiasi momento, vedete dove c'è il puntino rosso. Qui chiaramente si possono fare le foto, come vedete se io clicco salvataggio riuscito vuol dire che la foto me l'ha fatta. In più qua è HD, qua decidiamo la risoluzione dei video, noi lasciamo HD che è quella con la risoluzione più alta. Questo è come si dice, come vedete, lo speaker. Adesso, se io lo chiudo, non si sente quello che, come si chiama, che sta percependo la videocamera. Chiaramente, questo ve l'ho fatto vedere prima. Serve per girare la videocamera, per girare il filmato. Questo lucchetto, vedete, se io adesso lo inserisco. Si sente questo rumore, quindi vuol dire che le impostazioni che ho settato io partiranno. Io ho impostato che ci vogliono 2 minuti prima che parta, come si dice, la videosorveglianza. Ho fatto questo per darmi modo di uscire di casa. Infatti adesso fra 1 minuto sentirete la sirena. Qua ci sono le impostazioni. Ecco. Come vedete, così ripremendo sul lucchetto si spegne sia il video che sta facendo o la sirena. Allora, torniamo ai settaggi. Chiaramente, qua c'è la data e l'ora. Dobbiamo impostare noi la data e l'ora. Qua c'è media. Si deciderà se fare PAL o NTSC. Io ho inserito PAL. Qua sarà il volume, quindi praticamente saranno più che altro per i messaggi che noi mandiamo vocali. Io ho messo come si chiama, a volume più alto perché lo speaker non ha dei volumi un buon volume. Con il volume alto invece si sentirà bene. Qui c'è la sicurezza, qua serve per cambiare la password. Qua la rete wifi, chiaramente me l'ha trovata lui, vedete, io ho dovuto solo scegliere il nome della mia rete. Qui c'è allarme, ecco, questa è l'impostazione, quella è più importante. Come vedete, qua così si vede se ricevere le notifiche o no, quindi cosa succede? Che quando è partito, come si chiama, la sirena, prima, cosa ha fatto lui? Mi ha mandato anche un messaggio tramite email, come vedete. Attenzione, allarme, quindi che è suonato l'allarme. Possiamo sia inserirlo o toglierlo, come vogliamo noi. Qua invece, push account, come si dice, vedete, qua io ho solo un codice, quindi adesso faremo l'impostazione per il codice di questa videocamera. Se avete più videocamere ci saranno più impostazioni. Qua avviso email, quindi cosa vuol dire? Che vanno inseriti tutti i settaggi per il provider, del nostro provider, quindi il mio è Gmail. Qui vedete buzzer, quindi vuol dire che lo speaker, no, io gli ho dato 1 minuto, quindi vuol dire che, come si chiama, io dal momento che schiaccio il lucchetto, l'attivazione dell'allarme sarà dopo 1 minuto. Se invece fate attiva allarme, vedete che è questo, partirà immediatamente. Poi
Poi ci sono altri settaggi come la registrazione, questo se è la registrazione manuale, praticamente se farla partire direttamente noi schiacciando il bottone o se vogliamo che l'allarme, come si chiama, che la registrazione parti sia sul, come si dice, solo quando c'è il movimento. Ecco, tramite questi infrarossi si vede perfettamente anche al buio, solamente che si vede in bianco e nero. La mia recensione termina qui, come vi dicevo io sono contentissimo della mia videocamera, ve la consiglio vivamente, se avete bisogno qualche consulenza o qualche chiarimento o farmi una semplice domanda scrivetemi qui sotto, mettete un like se vi è piaciuto il video e in più iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Buona serata!